salgono sul podio della settimana l'ETF di iShares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da società di Taiwan, e l'ETF gestito da Amundi, esposto sui principali titoli del mercato nordico europeo. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF gestito da iShares, composto da società immobiliari quotate dei paesi europei sviluppati, Regno Unito escluso, e l'ETF di Amundi, che prende posizione sui principali titoli del mercato cinese quotati alla borsa di Hong Kong. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF di iShares, che punta a replicare le performance di un indice composto dalle 100 maggiori società del Regno Unito, e l'ETF gestito dall'Ixor, rappresentativo della performance prodotta dalle principali multinazionali. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF di Amundi, che rappresenta l'85% circa della capitalizzazione totale del mercato di Taiwan. Forte interesse per l'ETF controllato da Deutsche Bank, esposto sui principali titoli azionari americani, con reinvestimento dei dividendi. Invito all'acquisto per l'ETF emesso da iShares, composto da un sottogruppo di titoli dell'indice MSCI World con utili elevati e stabili.